Ciao ragazze, come state? Allora, innanzitutto sono molto contenta che questo mese ci siamo conosciute un po' meglio perché con la scusa del giveaway, del commento giornaliero, comunque avevamo l'occasione di parlare più spesso. E niente, oggi invece ho fatto questo tutorial che mi chiedete da un po' di tempo e sono contenta di averlo fatto finalmente, che è il tutorial per il trucco nude che io ho realizzato con questa palette della NYC che davvero adoro. Adoro per due motivi. Uno, perché è davvero economica, costa meno di 5 euro. Io l'ho presa nella sezione trucchi di Upim e esiste anche nella variante per occhi verdi e occhi azzurri. E dietro ha anche il tutorial, quindi davvero carina. E secondo motivo, perché davvero ha dei colori molto carini che sfumati creano questo effetto nude. Quindi senza andare a comprare quelle palette magari che costano un occhio della testa, potete avere comunque un bel risultato spendendo poco. Vi lascio il tutorial e spero vi piaccia. Un bacio, ciao! Ah, sono tutta sporca. Ciao! Quel primer serve a fissare il trucco e a rendere la palpebra più omogenea. Stendiamo su tutta la palpebra concentrandoci maggiormente nella metà interna. Questo va messo qua nell'angolo interno, entrando nella piega palpebrale. Questo dà più profondità allo sguardo. Andiamo a metterlo nella parte finale dell'occhio. Direi in tutta la metà, la seconda metà. Possiamo già iniziare a prendere il nostro pennello per sfumature ampie e a sfumare verso l'alto ciò che abbiamo fatto. Ok. Il viola per fare l'effetto, diciamo, contouring, quindi lo metteremo nell'angolo proprio esterno con un pennello a penna, possibilmente. Andiamo proprio nell'angolo. E facciamo questo movimento. E andiamo a sfumare col pennello per sfumature ampie. Sfumiamo sempre verso l'alto. Lo mettiamo e sfumiamo. Vedete? Si crea proprio quell'effetto di sfumatura naturale. Poi chiaramente più ne mettete e più l'effetto sarà intenso. L'importante è non lasciare mai l'effetto riga, ma sfumarlo.
Quando siete soddisfatte della sfumatura ottenuta, andiamo a illuminare l'arco sopraccigliare con l'illuminante. Ne mettiamo proprio poco. Come non piace troppo. Prendiamo la nostra matita nera e andiamo a fare una linea molto sottile. Secondo me la matita nera su questo trucco ci sta proprio perché sennò rimane proprio un po' troppo nude, ecco. Quindi mettiamo la nostra matita nera. Ok? Poi a questo punto potete mettere il mascara o le ciglia finte. Io metto le ciglia finte. Uso la colla Lash Grip, che mi trovo molto bene. Io di solito faccio così, ne metto un pochino sulla mano. Poi la prendo col dito. Non so se si faccia proprio così, però io mi trovo bene in questa maniera. E la metto leggermente sulla mia ciglia. Poi bisogna aspettare qualche secondo, in modo che la colla diventi adesiva e quindi non più così liquida. Allora, tenete la ciglia qualche minuto immobile e dopodiché aspettate che si asciughi in modo che vada via la colla. Io ho usato quella grigia, comunque in ogni caso anche se è quella bianca poi diventa trasparente, quindi poi scompare. Ecco, il tutorial è finito. Come vedete è un trucco molto semplice, però molto versatile e adatto a tantissime occasioni, dalla cerimonia alla serata con gli amici. Quindi spero che il tutorial vi sia piaciuto e fatemi sapere, insomma, se provate a fare questo trucco e se vi piace. Vi mando un bacionissimo. Vi saluto ragazze, ciao!